Ciao a tutti, momento di relax, siamo sul Terminillo a 1600 metri, è una bella giornata fresca anche e volevamo accompagnarvi in questo momento di appunto relax. Stiamo preparando un piatto che si chiama la pasta di Civico Zero, ci siamo inventati questo nome, ma chiaramente è un miscuglio di vari sapori che a noi piace particolarmente. E come voi sapete il nostro è un camper gas free, quindi non abbiamo il gas, lavoriamo solo con l'energia elettrica della nostra batteria litio e del pannello solare che sta qua sopra, e oggi abbiamo anche una buona fonte di energia. Stiamo immagazzinando tra i 29 e i 7 A e mezzo, è un po' nuvolo, quindi ci sono momenti in cui non c'è sole, momenti in cui c'è molto sole, e quindi è una giornata adattissima a cucinare, a fare tutto quello che si vuole, perché di corrente in questo momento ne abbiamo, come si può dire, in abbondanza, ne abbiamo anche troppo. Ok, bando alle ciance, abbiamo preparato una linea nella ristorazione. Quando si fa la preparazione di un piatto si prepara prima la linea, ovvero tutti gli ingredienti, e poi vanno assemblati chiaramente nella pentola. Quindi abbiamo una pasta, abbiamo lessato una mezza manica integrale e a metà cottura, abbiamo delle alicette, delle olive nere, un miscuglio di cipolla, pomodoro, della salsa di pomodoro, qui c'è della provola e chiaramente i sapori. Assembliamo il tutto. La prima cosa, un goccino d'olio, accendiamo la nostra piastra, la mettiamo intorno ai 600 watt, ma possiamo anche commutarla e dargli magari 100 gradi a seconda di come vogliamo intensificare il calore. Allora, la prima cosa che faccio, metto dentro le alicette. Le alicette devono sciogliersi, come molti di voi sanno, e devono insaporire la base e dare il gusto salato al piatto. Passiamo un pochino, un po' alto, non deve bruciare ovviamente. Le riprese oggi sono di Monica, quindi abbiamo la nostra camera woman. Perfetto, vorrei far vedere Monica le alicette che si sono perfettamente sciolte. Ora ci metto uno spicchio d'aglio, non va tagliato, serve solo a dare sapore, diamo sempre un minimo di potenza per non farlo bruciare. Bene, il prossimo ingrediente è la cipolla e i pomodorini tagliati. I pomodorini li abbiamo comprati a Capodimonte, giusto? Sì. A Capodimonte, in un... In un piccolo fruttivendolo. Sì, un piccolo fruttivendolo, aveva un po' di tutto. Aveva dei prodotti perfetti. Ed erano veramente validi. Li abbiamo già assaggiati ieri sera in un'insalata crudo. Oggi li sprechiamo nella cottura di questo piatto. Vedi, come ti dicevo, lavoriamo con i 30 A in ingresso, adesso ce ne abbiamo 30,2. Ottimo, adesso aggiungo un po' di salsa di pomodoro che ho salato e allungato con un pochino di zucchero per togliere l'acidità. E ora devo lasciare cuocere il tutto piano piano, aggiungendo le olive nere che Monica ha tagliato. E un goccino d'acqua. Fuoco medio. Ovviamente controllerò la potenza del piano induzione in base anche a, diciamo, il condimento, come tende a asciugarsi il condimento. Lo facciamo partire magari un pochino alto, 1400 watt in questo momento, per far scaldare velocemente gli ingredienti. Ma anche 1600, ma anche 1800, ma anche 2000. Non abbiamo limiti, stiamo per esplodere. Ok, adesso che sta iniziando a scaldare bene, lo abbassiamo, lo metto a 600, e questo, diciamo, che
È il tempo medio di cottura di un sugo senza farlo bruciare, perché la piastra di induzione a 600 watt, questo tipo di piastra, modula la potenza, quindi da potenza stacca, quindi è perfetta per evitare di bruciare il sugo. Nel frattempo io mi bevo un bicchiere di vino e ci vediamo tra un pochino. Ottimo, adesso il sugo si è asciugato un pochino, tutti gli ingredienti hanno raggiunto la cottura e metto dentro la pasta. Alziamo la temperatura della piastra. Abbiamo del peperoncino in grani, spezzettato. Ci metto un po' di prezzemolo. Questo portaspezie l'ho fatto io. No, devi dirglielo. Hai detto te? Perché è fatto su misura esattamente per questo. Con del legno di recupero? Con del legno di recupero. Sono stati bravissimi. Adesso la pasta, che era a metà cottura, chiaramente deve assorbire ovviamente il sugo, ma terminare anche la cottura. Quindi anche qui abbasso la piastra, lascio cuocere lentamente e adesso quando sarà pronto vado a mettere la provola. Perfetto, siamo arrivati alla cottura della pasta. Adesso abbiamo la provola che abbiamo tagliato a filetti e la mettiamo nella pentola per farla amalgamare, il tutto a piano cottura spento, perché in realtà non deve sciogliersi ma deve filare insieme alla pasta, quindi sarà il calore della pasta a far sciogliere la provola. Avete fatto caso che nei momenti in cui stacchiamo la telecamera e riprendiamo regna comunque l'ordine in cucina. Bisogna La regola della cucina è che non si sta mai fermi, quindi mentre voi non vedete il resto della ripresa vengono lavati tutti le stoviglie necessarie al lavoro. Perché sei te? Perché sono io, e perché comunque gli spazi sono minimi nel camper, quindi non si può pretendere di lavorare nel caos assoluto. La pasta è prontissima, quindi cosa facciamo? Impiattiamo intanto un po' di pepe, qui Monica va pazza. Ma io ne metto dopo un altro po' ancora sul piatto. Ma è buona. Poi i piatti. Bene signori, sto impiattando. Monica aveva detto che ne voleva poca e... Infatti quello è il tuo, il mio è l'altro. Mi metto... I duetti che sono rimasti in pentola sono i miei. Potremmo ospitare un paio di eserciti, i cavalli che stanno passando anche adesso fuori, i cavallini, sì. Vedi che la provola praticamente ne ha lasciato un po' da mettere sopra sul piatto, mettere sopra, no, a guarnire. La provola praticamente non esiste più. Allora, il brutto del piano induzione, se sei un po' in discesa, è che devi fare attenzione perché le pentole te le ritrovi dentro il motore, per quanto sia. Ma noi generalmente non siamo mai in discesa. E oggi invece non siamo perfettamente. Quello è il mio, vero? Questo è il tuo. Non siamo perfettamente in piano oggi. Si può dire che non siamo perfettamente in piano. Il più buono ovviamente me lo porto io. Eccolo. Il fondo della pentola. No, sto scherzando, anche quella era un mezzo fondo. Gente che passa, bocchietti, giovani anziani. Cavalli soprattutto. Cavalli. Bene, ora qualche filetto di prova. Provola anche questa presa in quel negozio? Sì. Come promesso, un giro di pepe. Ancora? Un giro, un doppio giro. Basta! Fa dell'extra, Ma ne hai già messo tre volte il pepe! Sì, ma ci sta. Pepe brucia i grassi. Brucia i grassi. Aumenta, attiva il metabolismo. Assaggiamo? Il momento più importante. Se Monica è soddisfatta. Io ho il sorriso che mi arriva alle orecchie. Credo di sì. Non si sa da dove adesso iniziare. Sposto il pepe e sotto ci sono le penne. No, le penne. Se manca.
Amore, basta vino. Basta vino. Noi non abbiamo particolarmente la cottura avanzata, quindi ci piace la pasta molto al dente. Ah, che sugo! E idem tutti gli ingredienti che non sono propriamente super cotti. Poi ognuno la può fare come vuole. Madonna, che l'importante è che piaccia. E con questo vi salutiamo. Un brindisi, buoni, basta mangiare, è finito. Cioè, questo no, è basta. No. Era solo per il filmato. Non avete idea. Te la mangi? Da bonino. Allora, dai, andiamo. Un saluto a tutti. Ciao. Dal Terminillo.